Ciao ragazzi, ciao. Finalmente in macchina, finalmente sì. In macchina. Finalmente parliamo perché si sta squagliando dal caldo. Vabbè, finalmente in macchina nel senso che quando siamo in macchina dire stiamo andando al cinema. Quindi buona notizia per voi che guardate le nostre brutte facce un'altra volta, ragazzi, sì. Sì, ci saranno quanti gradi in macchina? Ma tipo 95 gradi? Sì. Fahrenheit, no, non lo so. Temperatura del sole. Temperatura, sì. Infatti se ci vedete sbrilluccicare è perché il nostro sudore, sì. Io sono pure mezzo abbronzato da un muratore. Nulla togliere muratori. Saluto tutti. Anzi, i muratori che ci seguono. Metti ai muratori l'abbronzatore. Metto l'abbronzatore, esattamente. Ci stanno andando a vedere Cattivi Vicini 2. Cattini Vicini? No, non ho detto cattini, ho detto Cattivi Vicini 2. Gattini Vicini. Cioè, tu sei scaltro perché hai bello la postazione all'ombra. Io c'ho il sole all'ombra che mi sta cuocendo la faccia. Sì, va bene, ok. Sai per certo che ci sono gli stessi attori dell'1, quali Seth Rogen, Zac Efron. C'è cosa? La ragazza, come si chiama la ragazza? Chloe Moretz. Che cosa cambia dal primo? Il primo la confraternita era dei maschi, in questo caso la confraternita delle femmine, quindi le ragazze dovranno fare casino. Questo qua che c'è la moglie col figlio che sono vicini di casa, infatti Cattivi Vicini deriva da questo, dovranno fare in tutti i modi per cercare di calmare la situazione della confraternita. Non sappiamo però benissimo la trama, il trailer l'abbiamo visto quanti anni fa? 25? 25.000 anni fa. 25.000 anni fa, che ancora probabilmente c'erano i dinosauri, no? No, scherzando. No. Cosa ci aspettiamo da questo film? Tante risate. Spero. Tanta presa bene. Spero. Spera anche lui. E basta. Poi ovviamente di solito queste risate con Seth Rogen sono una garanzia. Ora non lo so. Ora vediamo. Vedremo. Vabbè, ci vediamo più tardino. Ci vediamo più tardi, andiamo a fare i biglietti. Con l'esito. Più tardino con l'esito dell'esame. Esatto. A dopo ragazzi, ciao. Bene ragazzi, siamo tornati alla sala. Sì. Subito veloce. Soddisfatto o rimborsato? Soddisfattissimo. Ok, rimborsato. Soddisfattissimo. E io soddisfattissimo no, però soddisfatto. Vabbè, nel senso sì, dai, mi è piaciuto. È stato un bel ritorno al cinema dopo un mesetto che non venivamo da X-Men. Esatto, ci siamo fatti quattro risate. È stato un film troppo divertente, ragazzi. Consigliato. Allora, spieghiamo un po' la trama, visto che l'abbiamo visto. Vabbè, la trama è la stessa di quella che avevamo detto all'inizio, con fatto che... La semplice aggiunta che queste ragazze che fanno questa confraternita hanno bisogno di soldi e per raccimolare soldi dovranno fare inventarsi delle cose. Giustamente vicini alla casa di... Ci sono sempre loro due. Di quei due. La classica trama. Esattamente, in questo film Zac Efron avrà un ruolo fondamentale perché, vabbè, non vi stiamo a dire cosa farà, però avrà un ruolo fondamentale perché comunque è un po' il fulcro, no? Il fulcro del film. Esattamente, della trama. Vabbè, Zac Efron, Seth Rogen e troppo divertenti. Scene che fanno comunque ridere. Scene che fanno ridere. Già dall'inizio fino alla fine, soprattutto la bambina che gioca col vibratore della madre. Esatto, e non solo, anche scene demenziali che comunque vi fanno pisciare alle risate, ragazzi. Non vi stiamo a dire qui perché sennò vi roviniamo la sorpresa. Però fidatevi che ce ne sono abbastanza, a bizzeffe. Tipo, ti dico solo airbag. Airbag e basta, non dico nient'altro. Sì, anche la scena dove devono rubare l'erba, ma non vi dico. Esatto, sì. Comunque ragazzi, è molto consigliato. Consigliato. Vi piacciono le commedie stile americano, ovviamente è una commediucola così. Sì, ragazzi, cioè, non sappiamo cosa c'è al cinema per adesso, ci potrebbero essere film più interessanti, ma sicuramente se volete andare al cinema a divertirvi, questo fa il caso vostro, esatto. Perché fidatevi che vi piacerà. Eravamo quasi soli in camera, pure io nella sala. C'erano quattro bambini tipo che un sì, po' che inizialmente eravamo soli, poi si sono aggiunti questi quattro bambini che sono le palle, però ho capito. Alla fine no. Ma chi se ne frega, ci devo dirti di tutti. Giudizio, io direi così, dai, due facce mie. Due facce due va benissimo, la stessa identica cosa che stiamo. Quindi sono abbastanza felice. Com'erano le mie facce felici? Le facce felici. Non me le ricordo, l'ho fatto un sacco di tempo fa. Va bene, dai, vi salutiamo che c'è gente che sta qua a romper cazzo. No, però vabbè, manco ci ha visti. Vabbè, ok, dai. Noi siamo in mezzo al bordello di in gente. Sì. Vi salutiamo, vi salutiamo di nuovo. Vi salutiamo di nuovo, vi ricordiamo che in descrizione ci sono i link per i nostri profili pubblici, i link di che cos'altro? Dei social network in generale. Social network in generale. Ok, ragazzi, e niente, passate un buon giollo. Ciao ragazzi. Buon giollo a tutti.